Amiche e amici di Rossini TV, ben ritrovati sul canale 80. Oggi siamo all'interno di un teatro, siamo al Teatro Accademia, un teatro amatoriale che accoglie anche tante compagnie dialettali o comunque dei corsi di teatro per bambini, per i grandi, ma oggi siamo qui perché in collaborazione con la BCC Banca di Pesaro ci sarà un concerto di un pianista, un grande pianista, una figura molto importante e ben conosciuta a Pesaro, Mario Mariani. Andiamo un po' a conoscere tutti i protagonisti di questa storia. Seguitemi. Come vedete, il teatro è già pieno, quindi tra poco dovremo silenziarci anche noi. Paolo Benedetti, direttore della BCC Banca di Pesaro. Beh, che dire, una banca del territorio, ma ancora di più, una banca di quartiere. Sì, questo è un evento che abbiamo pianificato, veramente era da fare in estate, ma purtroppo il tempo, una delle poche giornate in cui non ha fatto caldo e ci ha dovuto fare rimandare l'evento. Però sicuramente un'altra location molto molto importante, abbiamo anche riscoperto questi locali, no? Questi posti che sembrano nascosti, invece sono delle realtà e delle bellezze che Pesaro ancora offre. È un concerto organizzato insieme ai quartieri e un'idea è nata nel momento in cui noi Pesaro 2024 abbiamo sponsorizzato tutti i quartieri di Pesaro e limitrofi, parlando con il dottor Poderi, detto, ma perché non fare allora per la Tombaccia, visto che avete anche una filiale, piano piano, chi facciamo, chi non facciamo. Poi abbiamo trovato questa, no, il maestro Mario Mariani, che sicuramente è un artista molto molto valido, e abbiamo iniziato questa attività che stasera porta a offrire questo concerto alla comunità, ma principalmente al quartiere della Tombaccia. Mi viene da dire che è veramente molto bello quando le banche sponsorizzano non soltanto dei convegni tecnici, ma anche degli spettacoli teatrali. Sì, è vero, perché no, siete abituati sempre a intervistarci, come va il mercato, cosa succede nei mercati, i titoli e quant'altro. No, invece una banca del territorio come una BCC deve essere molto attenta a quello che gli succede attorno e soprattutto sostenere queste realtà, perché si rischia veramente che possano anche scomparire, perché poi le difficoltà sono tante e si vive soprattutto sulla buona volontà dei volontari, e che noi come Pesaro, come comunità di Pesaro, ne siamo veramente testimoni, e va dato merito alle persone come il dottor Poderi, ma non c'è solo lui, in cui ci credono e portano avanti lo sviluppo dei quartieri che sono vivaci e che danno vivacità un po' tutto al territorio e fanno realizzare questo evento di stasera. Il presidente della BCC Banca di Pesaro, Massimo Tonucci, e anche qui non parleremo di numeri o di finanza, ma di questo bellissimo evento. Sì, buonasera a tutti e grazie soprattutto per questa opportunità di questa intervista. E come Banca di Pesaro proseguiamo le attività che abbiamo intrapreso in quest'anno, che un po' in tutti i comuni, in tutti i quartieri, per la capitale della cultura italiana. Quindi questa sera qui nel quartiere della Tombaccia noi abbiamo una filiale, che è una filiale che sta crescendo, che sta performando bene, qualche numero dobbiamo dire, non dirò i numeri, ma che sta andando bene, quindi confidiamo supportiamo questi eventi in maniera tale che i cittadini che abitano in questo quartiere possano usufruirne e ricordarci che la Banca di Pesaro è a fianco loro per le loro necessità, e quindi per poter essere presenti. E la Banca di Pesaro, anche questa è una banca di comunità. L'articolo 2 del nostro statuto dice che le banche di credito cooperativo devono intervenire sul sociale. Ecco, questo è un esempio. Thank you.
amici telespettatori, una grande emozione per me essere sul palco con il grande artista Mario Mariani. Grazie, anche per me è una grande emozione, tra l'altro in questo bellissimo teatrino è la prima volta che porto un pianoforte a coda, quindi non è mai stato portato uno strumento di queste dimensioni su questo palco, quindi speriamo che sia l'inizio di una lunga serie di concerti anche qua. Però dobbiamo dire che qui oltre al pianoforte c'è qualcosa di più. Beh sì, ci sono io che lo suono naturalmente, quindi, e non solo oltre a me, oltre a questa diciamo figura umilmente, ci sono diversi strumenti, quelli che in gergo tecnico chiamo i miei battanai, che sono diciamo degli oggetti di uso comune come biglie, catene, frullini, che in una maniera quasi magica alchemica riescono a trasmutare questo strumento di cui si crede di conoscere tutto, un po' come il nostro cervello, faccio spesso questo paragone, e tirando fuori delle sonorità molto particolari. Quindi il pianoforte può diventare come un clavicembalo, come un mandolino, insomma, tanti altri strumenti particolari con delle sonorità che sono veramente, anche per me che lo conosco da abbastanza tempo, sorprendenti. Questo è il vero spirito dell'artista, quello di creare. Possiamo anticipare qualcosa sul repertorio di questa sera? Va bene, allora, quindi il repertorio di questa sera sarà composto da delle variazioni, quindi a me piace molto fare, ho diversi programmi monografici con variazioni su Federico Fellini, le Fellini Variations, su Puccini, le Puccini Variations quest'anno, da cui ci sarà un piccolo estratto, e poi naturalmente le Rossini Variations, che si può dire hanno inaugurato questa stagione. Infatti un progetto nato nel 2018 per il 150enale dalla scomparsa del nostro illustre cittadino, quindi da questo programma ci saranno tre brani rossiniani, la famosa aria del famoso Puccini O mio bambino caro, con delle variazioni, più dei brani miei originali e anche delle quelle che io chiamo composizioni istantanee, che sono, come dire, io mi metto all'ascolto e vedo quello che l'inconscio collettivo musicale lui trasmette sempre, quello che io ricevo dall'inconscio collettivo musicale, quello che riesco a percepire mettendomi all'ascolto. Quindi oggi è il 20, il 22, quindi Progetto Futuro, tra due giorni sarò ospite del Festival della Consapevolezza su a Padova, ed è un festival molto particolare in cui il tema sarà il silenzio. Allora io non sono uno diciamo che particolarmente sta in silenzio anche col mio modo di suonare, e invece qui diciamo affronterò questa tematica, perché comunque la musica è fatta di suoni e di silenzi, il silenzio dà naturalmente un senso, e quindi il repertorio sarà un brano di Arvo Part e il famoso 4:33 di John Cage, più delle variazioni su The Sound of Silence. E poi ecco, questi i miei progetti come pianista. Come compositore uscirà a breve, spero, perché è stato finito un po' di tempo, una docuserie su Sky dedicata a Mauro Rostagno, quindi di cui ho fatto le musiche nei mesi scorsi. In più ho anche un lavoro tutto pesarese dedicato a Pesaro, capitale della cultura, un altro documentario con la regia di Fabio Galli, che uscirà a breve, prodotto da Rai, vedremo. Beh, dobbiamo aggiungere alla lunga carriera di Mario Mariani anche quella di autore e musicista per le colonne sonore dei film. Oltre a tutte le colonne sonore, quindi io sono, come dire, il Nino Rota e il Federico Fellini e Vittorio Moroni, il regista per cui ho firmato tutte le musiche, tutte le colonne sonore. Siamo arrivati credo al quinto lungometraggio, più svariati documentari, nonché altri a serie. Con lui tra l'altro ho fatto la regia di Denise, su quella povera ragazzina che è stata rapita, che purtroppo non si sa più che fine ha fatto, è uscito per Discovery Channel ed era in 4 puntate, poi sigla di Venezia, insomma diverse cose. Il cinema è una cosa che io seguo molto, infatti anch'io mi sento un po' regista. E tra l'altro posso anticipare una cosa, ci sarà un videoclip a breve che uscirà, che è una mia canzone di cui ho curato io la regia, più un mio amico filmmaker Riccardo Crespi, che ringrazio per il gran lavoro che sta facendo, ed è una canzone che mai nessuno ha scritto al mondo, cioè è su un tema che sono sicuro che su tutto questo pianeta mai nessuno ha scritto su questo, cioè, si scrive d'amore, si scrive di varie tematiche sociali, ma su questa cosa che posso dire che è stata una leggendaria invenzione di un prete esorcista e grande musicologo. Amici telespettatori, continuiamo allora a seguire adesso tutti i movimenti, perché abbiamo visto che Mario Mariani è un vulcano di idee. Grazie di nuovo, saluto tutti gli spettatori di Rossini TV e a presto. Thank you.
Stefano Poderi è il presidente del quartiere 9, quello che ha, diciamo, voluto, organizzato questo evento. Sì, ci tenevo perché sono a fine mandato e mi piaceva lasciare, diciamo, un segno ai cittadini della mia presenza, perché molti non mi conoscono, ho lavorato tanto e volevo finire divertendomi. E quindi ho avuto l'occasione con il direttore della banca Pesaro di Credito Cooperativo di poter organizzare questa serata e quindi mi ci sono buttata a capofitto. E prima della fine del mandato ci sarà qualche altro evento che possiamo già anticipare ai telespettatori? Dubito, perché i tempi si stanno accorciando e organizzare un evento come questo, anche se avrà una durata di circa un'ora e mezzo, ma ha richiesto giorni e giorni di lavoro, tanto lavoro, soprattutto per la promozione, però il risultato si vede perché il teatro è pieno. Questo è un gioiello di teatro che è sempre stato pieno, per fortuna, e richiama tantissimi appassionati e amatori del teatro. Quindi diciamo che il quartiere 9 è fortunato. Sì, siamo fortunati perché abbiamo alcune organizzazioni che funzionano molto bene, tra le quali appunto il Teatro Accademia, che ormai è un pezzo storico del teatro pesarese, teatro amatoriale e quindi un teatro spontaneo dove la gente viene per passione. E abbiamo qui Brunella Queti, la presidente del Teatro Accademia, un teatro che, come abbiamo detto, ospita tante compagnie teatrali, amatoriali, anche dialettali, però questa sera c'è una novità. Sì, effettivamente è vero, è un teatro che nasce a Pesaro nel 1981 e da via Castelfidardo ci siamo trasferiti nel 2000 proprio qua. Adesso è diventato un teatro di quartiere e siamo un presidio, diciamo, proprio di un quartiere dove pochissime cose ci sono, quindi siamo orgogliosi di tenere la cultura anche, insomma, in quartiere Tombaccia. E siamo stati contentissimi di ospitare anche la musica, perché è un elemento fondamentale della cultura pesarese. Poi in quest'anno, che è l'anno della cultura, no? Siamo capitale della cultura italiana, veramente molto felici di ospitare Mario Mariani, che è veramente un grande della musica. Quindi diciamo che questi teatri possono accogliere anche tante offerte diverse. Direi proprio di sì, proprio nel spirito dell'APS, no? Dell'Associazione di Promozione Sociale, e direi che il ventaglio di proposte deve essere veramente ampio, perché se vogliamo essere veramente di utilità sociale, questo mi sembra che sia il minimo. Facciamo corsi di teatro per bambini, teatro per over, diciamo, e quindi la musica è, penso che sia un elemento fondamentale anche di questo. Possiamo accennare un po' qualcosa sulla programmazione autunnale o invernale? Sì, stiamo preparando il cartellone che inizierà intorno a metà ottobre, poi la prima parte finirà entro il 31 di gennaio e la seconda parte partirà dai primi di febbraio fino a luglio, con tutti i saggi dei nostri corsi, che saranno almeno una decina, perché abbiamo tantissimi corsisti e quindi moltissimi corsi di teatro e quindi saggi finali. Io lancerei una appello anche ai telespettatori, se magari qualcuno volesse venire qua a fare un corso di teatro. Ma noi siamo veramente felicissimi, perché da 20 anni facciamo questa cosa, forse i primi che hanno lanciato questo SOS, perché il teatro sappiamo che è un salvavita veramente, e cominciare per esempio dai bambini, come abbiamo fatto noi dai primi anni 2000, ci prepara anche il pubblico di domani, perché ne abbiamo veramente bisogno. Thank you.
amici telespettatori, un grande successo. Come vedete alle mie spalle un pubblico attentissimo, teatro gremito, abbiamo praticamente volato sulle note, sulle musiche che ci ha fatto provare con tutte le emozioni Mario Mariani. Un grande grazie al Teatro Accademia che ha ospitato l'evento, alla Banca di Credito Cooperativo Banca di Pesaro e che dire, voi continuate a seguire sempre Rossini TV perché come vedete vi portiamo sempre nei luoghi più belli e musicali della nostra provincia.